Questo è l'ultimo capitolo sui carichi del capannone in acciaio. In questo video, creeremo carichi del vento orizzontali utilizzando le superfici di trasferimento del carico. Prima di applicare i carichi orizzontali, dobbiamo creare linee per chiudere le celle aperte del capannone. Questo passaggio è necessario affinché RFM le riconosca come celle chiuse e le carichi di conseguenza. Clicchiamo su Nuova linea, e poi clicchiamo sulle basi delle colonne una dopo l'altra. Con il pulsante destro del mouse confermiamo la linea inserita e ripetiamo la procedura per la seconda porta. Una funzione nuova e molto utile in RFM 6 è la superficie di trasferimento del carico. Oltre alle creazioni guidate di carico, c'è un approccio che utilizza le superfici di trasferimento del carico per generare i carichi in RFM 6. Creiamo una superficie utilizzando il tipo di rigidezza, trasferimento del carico. Viene creata una nuova superficie senza rigidezza e senza spessore che è una funzione per il trasferimento del carico. Questa superficie non ha alcun effetto strutturale e può essere utilizzata per considerare i carichi delle superfici che non sono state modellate. Apriamo il sottomenu delle superfici e facciamo clic su Seleziona contorno. Nella nuova finestra, selezioniamo il tipo di rigidezza, trasferimento del carico. Tutte le proprietà sono ora disattivate in quanto irrilevanti per il tipo di rigidezza selezionato. Nella scheda trasferimento del carico, selezioniamo entrambe le direzioni e clicchiamo su OK. Per inserire nuove superfici, dobbiamo selezionare le linee di contorno della superficie. Se una linea del contorno è composta da più aste, dobbiamo fare clic su di esse. Non appena tutte le linee del contorno sono state selezionate, la superficie viene creata. Ripetiamo questa procedura per tutte le superfici laterali. Possiamo anche usare la vista wireframe per selezionare le linee più facilmente. Non appena abbiamo inserito le due superfici laterali, possiamo premere il tasto Ctrl per copiarle sull'altro lato. Abbiamo inserito tutte le superfici di trasferimento del carico. Cliccando su una superficie, possiamo visualizzare i sistemi di coordinate locali. Possiamo anche invertire i singoli sistemi di coordinate come mostrato qui. Possiamo personalizzare le proprietà delle superfici di distribuzione del carico. Ad esempio, possiamo applicare la distribuzione del carico delle superfici laterali agli arcarecci. Per fare ciò, selezioniamo tutte le superfici desiderate tenendo premuto il tasto Ctrl e le modifichiamo con un doppio clic. Nella scheda Trasferimento del carico, selezioniamo la direzione Y e confermiamo cliccando su OK. Inoltre, possiamo escludere singole aste dalla distribuzione del carico. Modifichiamo di nuovo le rispettive superfici e selezioniamo le aste desiderate sul modello strutturale nell'area. Rimuovi influenza da, nella scheda trasferimento del carico. Così, definiamo quali componenti del capannone sono influenzati dal trasferimento del carico. Ora, impostiamo il carico del vento nella direzione X cliccando su Nuovo carico della superficie. Nella nuova finestra di dialogo, selezioniamo il caso di carico corretto dall'elenco e inseriamo le proprietà del carico. Clicchiamo su OK per applicare il carico. Selezioniamo le superfici su cui il carico del vento deve agire in direzione X e confermiamo.
possiamo anche modificare i singoli carichi in seguito facendo doppio clic su di essi. Ripetiamo questa procedura anche per la direzione Y. Abbiamo inserito i carichi del vento per la copertura e per i lati del capannone in casi di carico separati. In pratica, tuttavia, questi carichi agiscono insieme dalle stesse direzioni. Possiamo considerare ciò come un'interazione di casi di carico. Per farlo, selezioniamo i carichi del vento laterali nel navigatore e li aggiungiamo cliccando sui rispettivi carichi del vento della copertura generati automaticamente. Un aspetto molto importante delle aste è che garantiscono la stabilità strutturale. A causa dei carichi, i controventi di irrigidimento possono ricevere forze di compressione. Poiché si tratta di aste tese, si rompono automaticamente non appena devono assorbire forze di compressione. Ci sono diversi modi per evitare questa instabilità. Un modo è attivare l'opzione Gestione eccezionale, nella scheda Riattivazione, delle Impostazioni analisi statica. Questa opzione consente di rimuovere le aste danneggiate una ad una fino a quando non viene stabilita la stabilità strutturale. In alternativa, è possibile assegnare una rigidezza molto bassa alle aste in rottura. Un'altra opzione è quella di applicare la precompressione alle aste tese. In questo modo, le forze di trazione agiscono costantemente sui controventi e prevengono la rottura dovuta alle forze di compressione. Per fare ciò, creiamo prima il caso di carico, precompressione, e inseriamo un carico sulle aste di trazione utilizzando uno spostamento assiale. Possiamo selezionare tutti i controventi utilizzando le visibilità. Ora siamo sicuri che non si verificheranno instabilità durante il calcolo. Questo era l'ultimo capitolo sui carichi del nostro modello. Ora hai una panoramica completa dei casi di carico, delle azioni, e delle combinazioni in RFM 6. Nel prossimo video lanceremo il calcolo. Alla prossima!